L'allenamento è il migliore modo di migliorare su Fortnite di un modo facile e veloce. Ciao ragazzi, io mi chiamo Leopoldo e nel video di oggi vi faccio vedere la mia mappa di allenamento. Sì, questa è la mia mappa di allenamento, dopo molto tempo posso pubblicarla perché ho ricevuto il codice creatore. E allora questa è la mia mappa di allenamento, ok? Il codice è questo qua che vedete nello schermo. E allora, in questo video vi spiegherò come funziona questa mappa. È molto utile, vi dico subito, però ci sono alcune parti un po' complicate e vi insegnerò come farlo, ok? E ragazzi, vi ricordo, se volete supportarmi usando il mio codice creatore qui, basta premere triangolo, caso hai un controller della Play, e dopo premere accetta, ok? Questo mi aiuterà tantissimo e nel futuro potrò portare anche altre mappe di allenamento, forse una solo di mira. Cosa pensate? Bene, ho messo un timer di 15 minuti perché per la prima volta che qualcuno la fa può essere un po' lunghina, ok? Però vi dico subito, io la faccio in 5-4 minuti al massimo, ok? E questa è la prima parte, è solo per allenarsi un po' gli edit velocemente, ok? Basta rubare il muro, mettere una scala, fare il Mongrel Classic, ok? Fare il Mongrel Classic, ripristinare e fare questo edit qua, ok? Questo è questo è un movimento un po' complicato, però vi dico subito, è molto importante e vi aiuterà moltissimo a migliorare negli edit, ok? È un movimento molto importante. Allora, dopo questo percorso di edit qua, siete arrivati al percorso di build, ok? Questo è semplicemente fare un 90 gradi fino lì sopra e dovete fare il 90 gradi infinito, ok? È quello che non dovete fermarvi per niente, ok? Allora, io vi consiglio, fate due salti così e dopo fate uno normale senza fermarvi. Bene, questa parte qua è per la rotation, ok? Molto semplice, basta boxarsi ogni box, cercate di farlo velocemente per aiutarvi di più e potete anche usare altri metodi, ok? Potete fare questo metodo qua, delle scala, pavimento e muro. E dopo qui un semplice percorso di edit. Allora, qui dovete fare gli edit in modo normale, però sarete a una velocità maggiore. Vi consiglio di provare a fare gli edit dei due lati. Qui ripristinate ed editate ancora. E dopo questa parte qui che è molto importante, ok? Allora, come dovete fare qui? Editare il pavimento, editare il cono di questa forma, ripristinarlo e allo stesso tempo che stai saltando, devi fare questo edit qua, ok? Vi faccio vedere di un modo migliore, fate questo movimento qua, saltate, nello stesso tempo fate l'edit, ok? Non dovete ripristinare e dopo editare, dovete fare solo un movimento, ecco, così. Qui dovete fare semplicemente il doppio edit e vi consiglio di farlo proprio così come sto facendo io, che è il modo più corretto, diciamo. E qui cominciamo con il triple edit, ok? Il triple edit vi consiglio di fare del modo che riuscite. Poi un altro percorso importante di edit, sono edit che usiamo spesso ed è importante che li sappiate fare velocemente. E dopo un piccolo allenamento di Mongrel Classic. Bene, qui è tipo lo stesso esercizio di prima, però solo col cono, ok? Dovete fare lo stesso movimento, non ripristinare ed editare in due movimenti diversi, ma sempre nello stesso movimento. Qui basta fare i doppi edit. E qui dovete fare la doppia scala. Vi dico che non sarà molto utile in partita fare la doppia scala, però è molto importante sapere posizionarsi di un modo giusto per mettere delle due scale allo stesso tempo, ok? Non è importante fare la doppia scala, però a volte vi servirà fare questo movimento qua e riuscire a mettere due scale così, ok? Qui edit e ripristina. E qui abbiamo un allenamento di mira in aria, saltate e sparate e dopo buildate prima di cadere, ok? Bene, sono edit normali, solo per scendere più velocemente. E poi questo allenamento che è molto semplice, però è ancora molto importante. Vedo che alcuni hanno ancora difficoltà in fare questi movimenti. State attenti perché potete prendere danno da caduta.
edit semplice, e qui dovete ripristinare e fare l'edit dall'altra parte, ok? Lo so che questa mappa non è molto difficile, ragazzi, però fare le ripetizioni dei movimenti che io vi faccio vedere in questa mappa è molto importante e vi aiuterà molto, ok? Allora, ragazzi, non è una mappa molto lunga, penso che riuscite a farla in pochi minuti. E se vi è piaciuta questa mappa, ragazzi, taggatemi su Instagram in una storia col tempo che avete fatto in questa mappa, che io la riposterò, ok? Sarò anche molto felice che la state usando. E ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui, e al prossimo video!